Salendo dalla nostra mulattiera, come al solito, mulattiera strada, arriviamo in quel punto qua. Quel punto qua cos'era? Una volta qua, infatti, come vi ho detto prima, molte cose del 15 si ripercuotevano anche sul 18 con varie funzioni. Questa era una trincea, qui adesso vedi che passa sotto la cosa, ma era anche una trincea, perché all'inizio della guerra praticamente questo qua era lo sperone che praticamente che controllava Baitoni, Forte di Camerelle. Qui, infatti appena appena qua dietro, qui, erano posizionati gli alpini, e anche qua sopra, lì sopra c'è un posto di artiglieria, appena appena qua sopra, praticamente, e erano posizionati direttamente per vedere dalle quadre del Caffaro, vedevano il confine, che era segnato, come vedete là, dal fiume Chiese. Qua i Baitoni, là il forte di Camerelle, c'è il porto di Camerelle, e qui c'era Bondone, la Calva, che era divisa, e dopo dietro c'era lo Zingra, Tombea, Spessa e tutte le altre montagne che praticamente erano dietro. Questo posto era importante all'inizio della guerra. Avevano cominciato a costruire, ma gli austriaci sono subito ritirati, perciò qua non ha mai combattuto. E allora è stato allargato ed è stato fatto praticamente la strada che avevamo preso noi prima, e praticamente ci riportava un'altra cosa. Però se noi vediamo, questo era intrincerato, ma soprattutto c'era qua sopra, come vedete, posto, la strada che sale, vedi, arroccamento, e qua sopra c'era posizionata l'artiglieria che puntava praticamente direttamente verso il nemico. Vedete? C'è ancora la strada di arroccamento che saliva e arrivava là all'artiglieria.